ritenuto opportuno per dare il giusto tributo per quanto già da voi fatto in passato, ma soprattutto per presentare la nuova squadra, diciamo, per il campionato forense degli avvocati del Foro dei Palmi, che andranno appunto a intraprendere questa attività per la nuova stagione. Lo abbiamo ritenuto importante unitamente al Presidente del Consiglio, proprio perché lo sport è un momento di aggregazione, di cultura, di socialità, e ben si sposa anche con le attività che noi svolgiamo, e spesso e volentieri andiamo valutati soltanto all'interno di quella che è la nostra attività professionale o all'interno dei vari tribunali. Invece l'avvocatura è pure ben altro, non funzione sociale. Giustamente non mi dilungo oltre, se non nel fare in bocca al lupo a tutti voi, a tutti noi, perché ci crediamo come coadetti, diciamo, di Palmi, e cedo subito la parola alla referente per la commissione sport, l'avvocato Giuseppe Saletta. Ai saluti intanto tutti i componenti, sia la squadra della calcio forense Palmi e sia del tavolo del diciamo, non dei relatori, ma dei rappresentanti istituzionali dell'avvocatura, in ordine l'avvocato Pipino, l'avvocato Cattoni, già presidente dell'Ordine degli Avvocati, componente del Consiglio Nazionale Forense, ma è anche qui nella veste di sportivo, di autentico sportivo, appassionato di calcio, già presidente di squadre di calcio come la Palmese nei tempi belli, ma anche presidente, diciamo, della, vicino alla vostra, alla calcio forense. Il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, l'avvocato Angelo Rossi, che giovane, appassionato di sport, che ha sposato le iniziative di cui andremo a parlare, l'avvocato Germanò, l'avvocatessa Sprizzi e, come dicevo, Vincenzo, ma anche chi non è potuto venire perché il Consiglio dell'Ordine dall'unanimità ha inteso essere vicino anche quest'anno alla squadra di calcio e ai giovani professionisti che amano il calcio e che siete voi, quindi che portate in giro per l'Italia non solo il colore della maglia della calcio forense, ma l'avvocatura del nostro foro, quindi è un momento di orgoglio anche per l'avvocatura palmese. Per quanto mi riguarda, ovviamente non posso che associarmi a tutte quelle che sono state le cose già dette dai consiglieri e dal presidente Cardone. Tra l'altro voglio dire quello che anche la presenza del presidente Cardone dimostra, è che si agisce in qualche modo in continuità anche rispetto a determinati temi. Quello dello sport è senza dubbio uno dei temi che noi riteniamo importante che vada comunque realizzato e perseguito, proprio in ragione del fatto che, come tutti quanti hanno evidenziato, il momento dello sport è il momento dell'aggregazione, è il momento in cui ci si ritrova. È una delle tante occasioni che noi auspichiamo si possano realizzare nel corso di questo nostro quadriennio, nel quale l'avvocatura si riunisce. Saranno tante le occasioni, sono i convegni, sono le varie manifestazioni, sono vari incontri, ma in questo contesto il calcio rappresenta, secondo me, uno dei veicoli migliori attraverso i quali potersi ritrovare, quindi creare quello spirito anche di corpo che è necessario ritrovare, secondo me, all'interno del nostro foro. Un foro che sempre si è caratterizzato per grosse capacità in campo ovviamente professionale, ma non soltanto in campo professionale, anche nelle varie espressioni, tra le altre anche l'espressione sportiva. Il nostro foro si è sempre contraddistinto per la correttezza dei suoi comportamenti, ma anche per i risultati che è riuscito ad ottenere. Dopo qualche anno, ovviamente, di inevitabile sport, c'è una ripresa anche dell'attività calcistica a livello forense, e noi siamo certi che la nostra squadra saprà farsi valere, considerato il livello dei calciatori presenti, considerato il livello dell'allenatore. Riteniamo che i risultati non possano che venire.